Benedetto, Scampia, sono nella mitica Scampia, che poi Scampia è un quartiere di Napoli. Sono qui nella zona Vele, nella zona delle Vele. Entrerò anche nelle Vele questa volta, vi faccio vedere le Vele dall'interno e facciamo anche un giro del quartiere, ok? Sempre qui a Scampia. Niente, queste sono le Vele di Scampia. Niente, sempre qui alle Vele. Siamo alla Vele. Questa è quella gialla, adesso niente, entriamo. Qui siamo proprio all'interno. Qui siamo all'interno delle Vele. Siamo all'interno qui delle Vele. Faccio vedere Scampia. Va bene, qui è la zona delle Vele. Qui siamo fuori dalle Vele. Grado che dovrebbe essere sistemata nel tempo più breve possibile. Situazione dell'asfalto qui, va bene, è molto deficitaria e la situazione cambia radicalmente. Lasciamo perdere quelli che guidano in contromano, va bene. Queste sono delle case subito dopo le Vele che sono state riqualificate, però la situazione spattumiera da un po' è un po' deficitaria, perché non stanno giusto, questo mio amico che abita qui nel quartiere, e ultimamente non stanno passando con frequenza. C'è da dire una cosa positiva, che la gente mette, diciamo, la spazzatura tutta in una situazione, però passato le Vele, come potete vedere, è una tranquilla periferia, diciamo, di una grossa città. È la situazione Vele che dovrebbe essere sistemata. Scampia ha in questo momento un problema, giusto amico, di pattume che si sta accumulando troppo anche da parte alle strade. C'è da dire che molti ragazzini qui il casco non lo usano, non è una cosa buona. La situazione strade tutto sommato non è delle più rose, però non è neanche delle peggiori. Qui andiamo giù verso la Bolestra Maddaloni. No, sta dall'altro lato. Ah, di là, sì, è vero, sta dall'altro lato. Niente, questo qui è... Qui così, come potete vedere, è la strada abbastanza buona. Purtroppo c'è abbastanza plasticume, pattume da parte alle strade. Non esageratamente, ma ce n'è, e qui veramente bisognerebbe dare una bella ripulita, perché veramente la situazione è così. Adesso andiamo dove andiamo? Verso la Palestra Maddaloni. Adesso andiamo verso la Palestra Maddaloni. Le cose, ecco, questa qui, tutto sommato. Le strade non sono poi malvagie. Da parte c'è la villa comunale che è stata tutta recuperata vicino qui alle Vele, l'ho già fatto vedere in un altro video. La situazione, mi dicevi comunque, di spaccio, di drogati, tossicodipendenti, che quando uscivi di casa tua è stata, non ce ne so più, giusto? Zero. E questo è molto positivo, perché diciamo che voi qui avete passato dei brutti periodi. Esatto. C'è che da un attimino, da quanto che è un po' peggiorata la situazione di raccolta pattumiera? Da 6-7 mesi fa. 6-7 mesi, quindi invitiamo l'amministrazione a cercare di... Perché diciamo che qui la gente comunque sta mettendo la spazzatura, grazie a Dio, tutta in un posto, quindi bisognerebbe comunque passare in maniera più rapida per raccogliere. No, l'università, di che facoltà che la stanno finendo? Dovrebbe essere medicina. È, ecco, la Federico II. Questo è perfetto, perché siamo a pochissimi metri dalle Vele, quindi stanno... Questo quartiere, comunque, se vedete, i prati sono ben tenuti. La gente cerca comunque di... Vai un po' verso di qui, che lì c'è la Palestra Maddaloni, giusto? Sì. La gente sta cercando di tenere pulito il quartiere, accumulando la spazzatura in tutti in determinati posti. Diciamo che la gente cerca di mettere tutto in una zona, però qui si stanno formando dei cumuli di spazzature enormi, e soprattutto il problema è che c'è molta puzza anche.